Ciao e bentornati, questo è il volume 2, il primo volume è andato benissimo, lavo le auto più sporche d'Italia a gratis fondamentalmente, quindi ne stiamo cercando alcune tra le più sporche, scrivimi qua sotto nei commenti se la tua fa talmente schifo da essere lavata qui da Officina del Pilota. Nella seconda puntata faremo il lavaggio degli interni. Ragazzi, vedremo come riesco a trasformare un volante, sempre della stessa macchina, la 500, che era diventato nero, ma in realtà il suo colore è bianco. Questo video ti dà una soddisfazione pazzesca. Quindi mettiti le cuffie, mettiti sul divano, iscriviti al canale, lasciami un like, commenta qui sotto e buona visione. Partiamo dagli interni. Bisogna essere delicatissimi, perché un conto è quando lo laviamo fuori, che insomma si può usare un po' più di olio di gomito, ma dentro dobbiamo essere delicati con delle mani proprio di seta. Ora, questo è l'Interior Cleaner Purifier, il prodotto che ho usato insieme al pennello della serie Lime, con le setole morbide, per far tornare nuovo il volante. Lo spruzzo sul panno o lo applico direttamente sul volante e piano piano vado a rimuovere lo sporco, come vedete. Mamma mia, in che stato era questo volante? Veramente pessimo, soprattutto sulla parte delle cuciture là dentro, lo vedete? Ecco, infatti continuo ad insistere proprio lì, continuo con il pennello a spennellare proprio in quel punto lì, perché lì lo sporco si era incastrato, era ostinato. Che vi devo dire? Dà una soddisfazione pazzesca. Sai perché? Perché dopo, quando hai finito e vai a fare la spesa, sembra che stai guidando una macchina nuova, in realtà è sempre la stessa macchina, la medesima, però al touch è talmente morbido, la pelle ritrova la sua opacità, come quando è uscita da casa madre, e quindi tu hai quella sensazione di guidare un'auto nuova, è bellissimo. Prendiamoci cura delle nostre auto. Questa è una cosa, ragazzi, che io faccio due volte a settimana. C'è chi mi scrive nei commenti, ma mi sembra esagerato. Ma è una passione, è una passione. Io non posso andare in giro con l'auto sporca. Quindi è proprio una cosa che sento il bisogno di fare, mi piace tantissimo. E poi ti dirò anche, mi rilassa. Questi video, ragazzi, noi li studiamo insieme a tutti i tecnici, i chimici di Mafra, Maniac Line, proprio per darvi delle informazioni utili. Non sono video marchette, sono video che parlano di prodotti ovviamente per la cura dell'auto, ma servono a voi per imparare ad approcciare in maniera professionale sul lavaggio delle auto interni ed esterni. Per cui vedetela come un consiglio che vi vogliamo dare. È gratis, tra l'altro, se non vi piace cambiate canale, ma queste sono tutte informazioni ultra preziose per voi e per chi ama la cura dell'auto. Vedi che setoline? Quelle setoline morbide lì, di quel bel pennello Lime. Questo, ragazzi, è un servizio completo, cioè vedi quanto tempo ci ho dedicato, ma devi vedere poi il risultato finale com'è. Quando l'ho riconsegnata al proprietario aveva un bel sorriso stampato, giustamente. Pomello del cambio, cuffia del cambio, tutti i tasti, vedi quei tastini lì. Utilizzo spesso il Tornador, questo mi chiedete sempre, Matte, ma che cos'è quel soffiatore lì? Si chiama Tornador, lo trovi su Amazon a 30 euro, insomma, l'importante è che tu abbia un compressore a casa. Questi sono tutti i bigliettini del parcheggio, il proprietario evidentemente usava questa macchina come secchio della mondezza. Ho spennellato con l'Interior Cleaner Purifier pure sulle bocchette, perché poi l'aria è giusto che sia pulita, anche se lì vanno cambiati i filtri, eh. Ok, aspirata generale dei tappeti. I tappetini erano già stati smontati per essere soffiati e qui, tra peli di cane, sabbia e porcate varie, il proprietario si è dedicato veramente bene su questa macchina che ti prende un... guarda, un bene.
Oh. Vedi, questa spazzolina è un miracolo, una mano santa, perché stacca i peli. Questa è un'altra tecnica che utilizzo. Come puoi notare, ho la mascherina, perché quello che succede lì dentro è l'inferno. Praticamente sei tu, la polvere e Satana. Cosa faccio? La tecnica del soffio e aspiro. Viene via un po' di sabbia e aspiro. All Purpose Cleaner APC, prodotto che utilizzi tantissimo sia dentro che fuori, serve per questi tappetini, poggiapiedi. Pennello Red, un po' più duro, le setole sono un pochino più incisive rispetto a quelle del pennello Lime. E spazzolo, fa la schiuma, oltre a lavare, deterge. Vado un po' ovunque, vado sui pedali, vado dove posso, dove arrivo io ci vado, mi ci butto dentro. Vedi il pedalazzo? Nei lavaggi esterni la macchina si lava da fuori. Che succede? Tutte le gocce, tutto lo sporco residuo va a finire sui battitacco. Che fai? Alcuni negli autolavaggi aprono la portiera e con la lancia ti danno una bella soffiata di acqua lì, che è una cosa che io odio, anche perché tutto il vapore entra in macchina, impasta tutto, soprattutto se dentro è ancora sporca. Consiglio di utilizzare un APC con il pennello, come ho fatto in questa scena, per i battitacco, gli dai una bella spennellata e poi magari con un panno in microfibra umido rimuovi lo sporco in eccesso. All Purpose Cleaner, sempre lo stesso, APC, è bello come prodotto perché ci fai tutto, no? Ci fai anche i sedili, spruzzi il prodotto, spennelli, passi il panno e la macchia sparisce. È magia? No, ti fai un mazzo tanto, però funziona. È estate, si asciugano in fretta i sedili, io consiglio sempre di lasciare le porte aperte poi quando avete finito, ma l'ideale sarebbe quello di smontare i sedili, applicare il prodotto, passare il panno in microfibra per rimuovere lo sporco, soffiare un pochino anche col tornador e magari anche utilizzare un aspiraliquidi e poi lasciare che il sedile si asciughi completamente prima di riconsegnare l'auto e prima di chiudere le porte. Insomma, non vorrei sentire quel cattivo odore di umidità di una cosa che non si è asciugata. Sempre a PC, guarda quante cose ci fai. Oh, attenzione, il tornador non è che lo dovete sparare a 10 bar come i pazzi, eh. Dosate sempre la pressione. Lo utilizzo anche per le cinture di sicurezza e poi qui ovviamente nelle zone più difficili vado con l'aspirapolvere. Questa invece è una spazzola che ha le setole interne di ottone. Non avete idea di quanto funziona bene. I tappetini li potete soffiare, aspirare, aspirare, poi soffiare, poi lavare, insomma. Di solito se li lavi i tappetini dopo averli soffiati e aspirati è la miglior cosa. Glass Cleaner Degreaser, prodotto per i vetri, non lascia aloni, e utilizzo i panni appositi per i vetri, che sono questi qui. Con un panno stendi il prodotto, con l'altro rimuovi. Vedrete che con il secondo passaggio quei pochi aloni che sono rimasti spariscono. È faticosissimo fare i vetri perché ci sono delle zone tipo questa che non ci arrivi comodo. È un'ammazzata, veramente, guarda. Ho letto tanti commenti nel primo video e mi avete proposto principalmente le auto delle vostre fidanzate. Io vi capisco, so il perché. E loro pensano di poterle lavare una volta all'anno, capito? Però non basta, perché a noi servono le auto più sporche d'Italia. Non so se rendo l'idea. Cioè, io voglio l'auto proprio che arriva e dice: ma che, di che colore è? Non si sa, perché è talmente sporca dentro e fuori che è irriconoscibile. Facciamo così. Sempre nel primo video ho passato la clay bar e mi avete fatto dei commenti, vi rispondo qui.
per staccare dei moscerini ostinatissimi. Teoricamente dopo l'utilizzo della clay bar una lucidatina si può dare, ok? Se si creano dei segni. Controllate. C'è chi dice che si creano sempre dei segni anche con la clay bar morbida. A me non sembra, però è vero, se rimangono dei segni con una lucidatrice, date una lucidatina e via. Guarda che spettacolo! Sembrava vecchia e invece era solo sporca. Guarda com'è tenuta bene questa macchina, eh? No! L'avevo appena detto, questi sono graffi ragazzi, quelli non vanno via. Ragazzi, questo video termina qui, qui sotto in descrizione ti lascio i link con tutti i prodotti. Fatemi sapere quali sono le vostre auto. Questo primo volume del lavaggio dentro e fuori della 500 è finito. Aspetto i vostri commenti e le vostre mail proponendomi le auto più sporche di Italia. Sarò lieto di lavarvele a gratis. Poi mettete like, iscrivetevi al canale, andatevi anche a vedere qui lo shop online, che se vi comprate una magliettina o una felpa di altissima qualità, ribadisco, ci aiutate a supportare il canale. Che dire, dal nord, dal sud, dalla Sicilia, dalla Sardegna, vi voglio bene, grazie per essere arrivati fino a qua e noi ci vediamo nella prossima puntata. Ciao!